Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale, come avete visto dal titolo, siamo alla seconda parte per quanto riguarda il viaggio con la Tesla. La prima parte vi è piaciuto, ho visto che avete fatto anche parecchie critiche, alcune costruttive, quindi mi sono piaciute parecchio, altre un po' così, diciamo. Detto ciò, facciamo un piccolo riassunto del video precedente. La batteria che monta questa Model 3, ovvero le LFP, soffrono tanto gli sbalzi termici. Caricato al supercharger, ragazzi, siamo arrivati all'85%. Prendiamo e ripartiamo verso il supercharger di Affi, dove faremo anche colazione. C'ho da dire contro il climatizzatore della Tesla, ragazzi. Ho provato a dormire un'oretta per riposarmi un attimo, perché fra un po' ci daremo anche il cambio. C'avevo freddo, c'avevo caldo, c'avevo freddo, c'avevo caldo. Fatto il riassunto della prima parte del video, come avete visto, questi sono stati un po' i punti critici del primo video. Partiamo con il secondo video. Arrivati a Vipiteno, abbiamo appena messo la macchina in carica a una colonnina qui, perché quelle più veloci erano occupate dall'altra parte e la gente non sembrava volersi schiodare, nonostante ci stava da parecchio. Siamo arrivati col 20%, abbiamo messo la macchina adesso in carica. Fino ad adesso percorsi 575 totali, con un consumo medio di 226 wattora per chilometro. Diciamo che il consumo è un po' altino. Adesso arriviamo a una percentuale congrua e poi andiamo vicino alle piste. Finito di parlare della Tesla, adesso saliamo un attimo. Oh, prende la ricorsa, parte come la Tesla questo. Volete soffrire un po' di vertigini? Guardate in basso. Ma manco tanto. Soffrite di vertigini? Sì. Ma che? Adesso vediamo chi si fa più male. Già io ho visto che il mio slittino non è proprio in gran forma. Quindi speriamo che regga fino alla fine della discesa. E poi visto che ne dobbiamo fare due. Peccato che c'è poca neve. C'è veramente poca neve. Sarebbe da saltare sopra un camion. Mamma mia, c'è un... Non male. Non guardare verso il basso, allora. Peccato la poca neve. Speriamo che stanotte nevica. Domani nevica. Sti cosi sono divertentissimi. Si va anche parecchio veloce. Adesso vedo di registrare un pochino. Forza. Se mi parte il telefono è un buon segno. Ok. Sì. Non male i panorami però. Wow, wow, wow! Oh, mamma mia, ho evitato il dirupo per un po', per un soffio! Wow, addosso, addosso! Yeah. Piove! Sto prendendo velocità, ragazzi! C'è la curva, la faccio tutta inderapata! Adesso mi spalmo sul guardrail! Wow! Ci sono andato! Ah, il culo! La chiappa! Mamma mia, gli allenamenti si fanno sentire tutti. Yo! Ragazzi, sto sviaggiando alla grande. Peccato sti dossi, che mamma mia, porca vacca. Piove anche. Comunque, non so se vedete, ma saldo di continuo. Adesso la curva la prendo tutta. Wow, 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 me strabaldo. Mamma mia. Porca vacca, le chiappe, wow. Sto prendendo una velocità pazzesca, mi si sta congelando la faccia. Eh? Esatto. Wow, aspetta, frena un pochino. Non vedo niente, pure il tunnel. Allora ragazzi, primo giro fatto, il telefono si è fatto pure un bolo nella neve, mio fratello gli ha dato un calcio completamente sommerso dalla neve, dicono che IP68, vedremo se sopravviverà, è divertentissimo, l'unica pecca è che la gente nella parte finale si ferma e quindi si arriva a crearsi gli ingorghi, la gente si scontra e io purtroppo ho fatto un po' male a mio fratello. Se la gente non si fermasse sarebbe pure meglio. Noi abbiamo fatto due giri e il secondo vi devo dire che è bella lunga. Quanti chilometri è? 10.
10 km di slittino, mamma mia ragazzi, l'ho sentito tutto. Riposino tattico finché arriviamo su e poi ripartiamo. Slittino finito, due giri, divertentissimo. Consigliato, VPTeno qui. Non so che link lasciarvi per vederlo, però se cercate o trovate qualche cosa per gli slittini, fidatevi, sono 10 km di pista con lo slittino. Vi divertite come dei bambini piccoli, merita tantissimo. Ma adesso noi ci siamo ordinati dei panini, aspettiamo di caricare la macchina, c'è un'altra macchina nel frattempo che si sta ricaricando, hanno detto che gli mancano 10 minuti, siamo al 39%, sono le 3 e un quarto e ancora abbiamo fatto solo merenda, cioè io ho fatto merenda, mio fratello nemmeno merenda, ci abbiamo fame tantissimo, lo mangiamo, ricarichiamo la vettura e poi si parte verso Livigno. Finito di mangiare, la macchina carica è arrivata al 94%, sono le 16 e un minuto, abbiamo mangiato dei bei ottimi panini ragazzi, 22 euro per due panini e tantissime patatine, uno scatafascio di patatine, tant'è che non l'abbiamo nemmeno finita e mio fratello non ha finito del tutto il suo panino. Oltre a essere giganteschi erano anche buonissimi. Partiamo verso Livigno, vedremo prima se c'è aperto un passo, se non è aperto toccherà tornare indietro per Bolzano, Merano, da quelle parti lì. Come potete vedere ragazzi, siamo arrivati su in cima, siamo a 2094 metri e qui c'è il ghiaccio e devo dire che nonostante il ghiaccio la macchina va su come un treno, qui è sparito, lì c'era il ghiaccio. Oltre a questo guardate qui che panorama ragazzi, guardate che panorama. Allora ragazzi, abbiamo fatto il passo di montagna, quindi comprende la salita e la discesa e vi devo dire che i consumi ragazzi non sono niente male, se riesco a farveli vedere adesso. Sì, abbiamo fatto dalla ricarica 60 km, abbiamo consumato 89 kWh. Devo dire che queste macchine elettriche non consumano veramente niente. Perché? Perché in salita si consumano, ma in discesa recuperano tanto. Allora ragazzi, siamo entrati in Svizzera, qui i limiti vanno rispettati, ho appena visto quanto costa il gasolio, 1,95, devo dire che costicchia abbastanza, limite massimo ci segna la macchina 30, ma l'avevamo visto anche prima 30, adesso 50, cosa che ho notato che molti in città soprattutto vanno a 50 ragazzi, anche poco prima di entrare in Svizzera tutti vanno a 50, nessuno sfora, mentre fuori camminano un po' di più, comunque sempre stando dentro i 100 km orari, ma in città nessuno sfora e devo dire che fanno molto molto bene, anche perché le città sono abbastanza brevi, quindi una volta passato poi non dico scannare proprio al massimo, però comunque camminare, visto che comunque qui ci sono delle belle curvette, mi devo dire che mi sono anche un po' divertito. Detto ciò, non so quanti chilometri dovremmo fare in Svizzera, ma penso una trentina per arrivare a Livigno. La nostra media della ricarica è quella. Fate conto che adesso siamo passati col profilo mio, quindi comunque la media era più alta perché io avevo guidato in autostrada dove le velocità erano più alti e quindi la media era ovviamente più alta. Ed eccoci arrivati anche alla fine della seconda parte. Come avete visto non c'è stato tanto da parlare della vettura, ma comunque siccome è un video in generale dove parliamo in tutto del viaggio, avete visto anche come ci siamo divertiti. Però facciamo due conclusioni. Come avete visto dal primo video, visto che qualcuno di voi ha fatto anche critiche un po' stupidine, diciamo, dicendo che non conosciamo la vettura, dicendo che la vettura ha consumi esorbitanti e batterie fredde di qua e di là, temperature basse, velocità alta, facciamo una piccola precisazione. Quando io e mio fratello vi diciamo che una macchina ha un consumo astronomico, un consumo alto, significa che noi abbiamo già fatto tante prove precedentemente e quindi non è che noi non conosciamo la vettura che guidiamo, anzi sia io che mio fratello, io più nel Formentor, mio fratello più nella Tesla, noi le vetture che guidiamo le conosciamo benissimo ragazzi. Prima di dirvi certe cose facciamo prove su prove, tant'è che siamo qui col Formentor per fare altre prove ragazzi. Fossi in voi non mi allargherei tanto dicendo che non conosciamo la vettura che guidiamo, non sappiamo alcune cose, perché molto probabilmente io e
mio fratello ci informiamo molto più di voi tutti quanti, quelli che avete commentato coi commenti per fare i grossi. Fortunatamente siete in pochi e la stragrande maggioranza, ho visto che non mi seguite nemmeno, quindi fate giusto i commenti per fare i grossi. Uno, ci fate una figura brutta, perché io vi ripeto, le nostre vetture noi le conosciamo benissimo. Due, commenti stupidi che non hanno senso di esistere. Spero che il video vi sia piaciuto. A quelli che hanno fatto commenti costruttivi vi invito a commentare. Arrivati fin qui, io vi rinnovo sempre l'invito di iscrivervi al canale. A voi non costa niente, a noi ci date una grandissima mano. Arrivederci e al prossimo video.